Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Nella scorsa puntata abbiamo scelto di restare noi stessi, a differenza di diventare il SIE, e abbiamo visto che a Rem gli sono diventati gli occhi rossi quasi come se si stesse trasformando. Per cui procediamo subito. Anzi, prima, visto che possiamo cambiare la squadra, io direi. Sì, io direi di mobilitare la squadra, diciamo, giusta. King non lo voglio mettere. Metto Deuce e metto anche Seven. Giusto perché mi va bene così. Voglio tenermi Cutter e King come assi nella manica, perché sono comunque personaggi che ho livellato bonus, no? Per quando tecnicamente Savarani dovrebbe morire Mihiruka. Ace. Sarete all'altezza. Giudizio di Sid. Salite al portale più in alto ottenendo 7 fantoma. E quindi un fantoma già ce l'abbiamo. Tom Barry? What? Beh, io effettivamente sono abbastanza OP. Ah, da qua. Diciamo che mi sono allenato troppo in questo frangente. Bene, sono così tre. Oh, un forziere. Fiala di Mega Etere. Ah, quindi c'è proprio un percorso tecnicamente da fare. Io sto andando un po' a caso. Invece, a quanto pare, forse c'è un vero e proprio percorso. Che io sto puntualmente sbagliando visto che non trovo nemici. Ok, sono ritornato al forziere di prima. Ok, quindi sinistra. Poi qui destra. No, qua per forza sinistra. E dopo destra allora, perché io ero tornato a sinistra. Mentre invece, esatto, dobbiamo andare a destra. Ancora a destra. Ok, e ancora a destra. Ok, qua non posso andare, per cui questa la vedo brutta. Perché sto letteralmente andando a casaccio. Sto letteralmente andando a casaccio. Non ho nessuna. Ecco, perfetto. E quindi siamo a 4. Però qua dove vado? Destra. Bene. Dritto, perché non possiamo andare altrove. Vado dritto. Oh, un altro forziere, buono. Mega Elisir che non fa mai schifo. Oh, perfetto. Ora siete autorizzati a procedere. Per cui possiamo andare di qua.
Qua a sinistra. Qua proviamo a sinistra. Perché mi sa che allora a questo punto devo trovare la strada giusta. Ecco, ci siamo. Ah, possiamo salire. No. Ci siamo. Chiostro della suggestione. Anche qua due porte? E infatti, allora, tre membri per il primo gruppo. Allora, uno, due e tre. Sì. E poi uno, due e tre. Sì. Così ho due con i ranged, con i ranged. E due, cioè uno normale. Male che vada. Anche se comunque il livello è abbastanza basso, per cui non dovrei avere grossi problemi. Giudizio di Sid. Eliminate i nemici senza ricorrere ad attacchi fisici e procedete. Ad attacchi fisici. Beh, io con lui non ho attacchi fisici. O forse sì. Cioè, le carte vengono considerate come attacchi fisici? Allora, lì c'è un forziere. E io voglio andarmelo a prendere. Perfetto. Poi voglio vedere se ci sono altri forzieri, perché non so se... Almeno io non ne vedo. No, là sotto non ce ne sono. Niente, procediamo. Ah, non posso procedere. Bene. Posso usarlo il raggio così? Sì, non me lo dà come... Ma anche le carte... No, prova fallita, porca miseria! Rifuggite le armi. Omakase kudasai. No, aspetta. Allora, non devo usare attacchi fisici. Per cui le carte vengono considerate come attacchi fisici. Lo stesso. Però se utilizzo il raggio fotonico... Se utilizzo il raggio fotonico va bene lo stesso. Quindi già... Ecco, posso utilizzare anche la magia. Aia. Il raggio lo posso utilizzare. Perfetto. Però giustamente mi finiscono. Mi finiscono gli MP. Oddio. Oh, ce l'abbiamo fatta. Perfetto.
Il forziere lo abbiamo già preso, conta ancora come preso, quindi perfetto. Allora, non devo utilizzare attacchi fisici. Questa è una bella rottura di scatole. Prova superata, ok. Vediamo l'altro gruppo cosa succede. Magari mi Xu. dice senza attacchi magici, che con King sarebbe quasi perfetto praticamente. Avete poco tempo. Sconfiggete tutti i nemici e procedete. Aia. Devo stare attento a queste piattaforme rosse qua perché... Perché fanno danno, ecco. Vabbè però, madonna mia. Dai, 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 dai. Stiamo attenti al riflesso fatale che, come dice la parola stessa, mi può essere fatale. Wow! Ottimo. Olè. Ancora? Attenzione. Madonna. La situazione qua non è bellissima, eh. Addirittura bloccaggio sulle magie. Ma dai, ma l'ho evitato. Forse è meglio far fuori prima. Ecco, prima meglio. Madonna. No, ritornato in vita, vero? Che devo prendere... Ecco. Sì, ma no, non muoiono.
Dai, ce l'abbiamo fatta? Madonna mia, proprio a pelo. Ora tocca all'altro gruppo. Questa è stata più difficile. Giudizio di Sid. Eliminati i nemici senza ricorrere ad attacchi magici. Vabbè, è qua. Facciamo così. Qua non dovrei avere grossi problemi. Esserci riuscito. Ma come devo procedere? Ah, ok, si stanno sistemando le pedane. Ci sono forzieri, sì. Ovvio che sì. Aspettare, ecco, ora devo aspettare che questa pedana arrivi qua. E poi mi faccio portare lì, giusto? Fantoma d'avorio. Qua non mi fa passare. Adesso sì. Perfetto. Mamma mia, queste prove ti fanno un poco scagazzare. Oh, devo andare di qua. Ora tocca all'altro gruppo. Ora però io invece volevo vedere una cosa. Cioè, se io vado su oggetti e faccio usa, non me la fa usare la coda di Fenice. Ikuzo. Forse dovevo pensarci prima.
come avevo fatto con Ace. L'ho preparato apposta per voi. Distruggete le colonne e lasciate che le fiamme illuminino la via. Perfetto, quindi devo colpire le colonne. Dalle fiamme sarà risarcita la via. Quando... Però, fratello, se non mi fai leggere... Aia. No, se non muori, credi. Lascia che le fiamme ti indicano la via della distruzione. Oddio. Madonna mia, un po' confusionario questo. Sala del destino. No. Ah, da qua. Ah, ora si è aperta. Diavolo. Lascia che le fiamme... Ah, devo entrare lì. No, lascia che le fiamme indichino la via della distruzione. Però qua non mi fa entrare. Ok, adesso di qua devo aspettare il nemico. Praticamente le fiamme mi indicano la distruzione, nel senso che mi indicano da dove uscirà il mio avversario. E infatti, che ti indicano la via della distruzione. Poi
Abbiamo finito? Forse sì. O forse no. No, le fiamme spuntano qua. Quindi probabilmente adesso devo aspettare qua. Penso che sia l'ultimo, perché ho fatto il giro completo, quindi dovrebbe essere l'ultimo. Almeno spero, almeno credo, almeno penso. Abbiamo finito. C'è qualcosa che non va. Lascia che le fiamme ti indichino. C'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Perché qua mi appare questa. Quindi che forse lo devo attirare verso di qua? Lascia che le fiamme ti indichino la via, ti indichino la via della distruzione. C'è qualcosa che non sto. Che non riesco a capire. Ecco. Qui ci sono le fiamme e anche quest'occhio. Oh, mamma mia, finalmente. Però l'altra volta non me l'aveva fatto. Boh. Sarà che non sono riuscito io. Perché ho fatto uscire il mostro e quindi dovevo invece entrare subito. I due gruppi sono di nuovo insieme. Yes, grazie. Pantheon della vita. Oh, qui i due gruppi sono di nuovo insieme. Per cui, ecco, adesso tutti quelli che devo far ritornare in vita, devo fare così. Quindi se metto uno. Cioè, non mi permette di fare. Di fare il. Sta cosa non mi piace. Facciamo un nuovo salvataggio che è meglio. E direi che comunque per questa puntata possa essere tutto perché abbiamo fatto un bel pezzo di storia. Quindi. Direi che per il momento è tutto e ci vediamo ovviamente alla prossima.